Io sono il comunicatore di una mostra, di una proposta di installazione di Claudio Martinez. È un artista romano meraviglioso che nasce come fotografo, e diventa scultore, installatore, lavora manualmente, artigianalmente tutto quello che fa. I tubi che avete visto li ha tagliati lui, le resine le ha fatte lui, le foto sono fatte da lui e sviluppate in camera oscura da lui, e il video è girato e montato da lui. Presenta un'installazione che si intitola Sospesi. Ci sono dei corpi nudi dentro degli ovali. Sospesi, sospesi, sospesi. Ibrida Contemporanea ha iniziato la sua attività da settembre dello scorso anno, 2007, con una programmazione molto varia, in modo da poter interpretare e leggere le nuove tendenze dell'arte contemporanea. Claudio Martinez perché ha una lunghezza d'onda molto vicina alle mie scelte per quanto riguarda gli artisti fotografi, per cui gli riconosco una grande sensibilità del vedere. In qualche modo è anche ibrido, perché non è soltanto fotografia, ma sconfina verso la scultura, verso nuove forme di rappresentazione della fotografia stessa. Sospensione, le cose che non accadono, è l'attesa di qualcosa che continua a non accadere. Io sento, è mia, è questa, però è quello che vivo anche fuori, nel senso trovo tantissime persone sospese, tantissime persone che non superano il livello dell'essere, del fare, del diventare qualcos'altro costantemente, ma rimangono legate a un essere se stesso che hanno prestabilito, e quindi, e anche lui appunto è una persona che continua, che comunque si dà da fare, cerca di uscire, cerca di diventare, cerca di nascere, di uscire, e questa è l'ultima parte del video in cui rinuncia e ritorna in qualche modo feto, rinuncia a essere, rinuncia a cambiare forma. Si parte dalla fotografia, si parte dal video, si parte dalla ripresa, quindi si parte dalla costruzione della macchina per rendere possibile questa fotografia. Quindi la prima cosa è appunto falegnameria, costruire un telaio, una struttura che possa sorreggere una persona e che possa essere fotografata in questo modo, con una luce diffusa sullo sfondo. È una dimensione che viviamo costantemente attorno a noi. Spero di aver parlato di quello che sento e che vedo in giro.